Mimmo Lucano merita il Nobel per la pace, perché il modello Riace è buono, funziona. Ha descritto come l'accoglienza dovrebbe essere, ha riscattato la vita di moltissime persone, non solo dei migranti. Il gioco è semplice, è una regola fondamentale, una pressione costante, nome del clan, ce lo ballo. Lo Stato difende i suoi cittadini, informarsi, approfondire, continuare a vivere. Le motivazioni della sentenza di condanna a 13 anni e 2 mesi a Mimmo Lucano descrivono un uomo che sfrutta i migranti per un tornaconto economico e politico, a capo di un'organizzazione strutturata e finalizzata a conseguire illeciti profitti. 900 pagine per ricostruire un disegno criminoso messo in piedi per l'arricchimento personale e in realtà non curante dell'accoglienza dei migranti. Questo è almeno quello che il Tribunale di Locri pretende di fare. In realtà, tra queste righe, io ci trovo almeno tre motivi per cui Mimmo Lucano meriterebbe il Nobel per la pace. Il primo, il perno centrale di tutta la vicenda, anche se per stessa ammissione di chi ha redatto le motivazioni della sentenza, viene toccato marginalmente nel documento. E cioè quello che Lucano ha costruito a Riace, un modello riconosciuto e apprezzato anche all'estero. Descritto dallo stesso Tribunale di Locri come encomiabile progetto inclusivo. Chi condanna Lucano allo stesso tempo ammette che in un piccolo paese del meridione quasi abbandonato dalla sua gente, accogliendo altre persone, è riuscito a costruire una realtà nuova, dinamica, viva, migliore. Ma poco importa, perché con una logica predatoria delle risorse pubbliche, Lucano avrebbe strumentalizzato a suo vantaggio il sistema di accoglienza, che da obiettivo primario e apprezzabile di quelle sovvenzioni sarebbe diventato poi un paravento per occultare sottrazione di denaro per fini esclusivamente individuali. Nel concreto, tra i capi d'accusa, si parla dell'acquisto e la ristrutturazione di tre case e un frantoio. Tre case e un frantoio. Del finanziamento di concerti estivi organizzati dal comune di Riace, il mancato pagamento della SIAE, il mancato pagamento delle spese di segreteria per rilasciare certificati d'anagrafe, lo stato civile, le carte d'identità destinate ai migranti, dell'assegnamento dei servizi di raccolta rifiuti a due cooperative sociali prive dei requisiti richiesti. Ebbene sì, in terra di 'Ndrangheta Mimmo ha dato l'appalto alla raccolta rifiuti a degli asinelli accompagnati dai migranti. Tutto ciò, si legge, sarebbe stato fatto per un tornaconto economico personale. Ma in che modo tre case destinate al turismo d'accoglienza avrebbero portato Lucano a intascarsi qualcosa? In che modo un frantoio per la valorizzazione del territorio, come prevede tra l'altro il modello SPRAR, gli avrebbe giovato personalmente? E come i concerti nel piccolo comune sarebbero serviti a esaltare l'immagine politica di Lucano, concerti di solidarietà per mantenere il modello Riace? Mimmo Lucano non aveva niente e lo ha accertato la Guardia di Finanza. Il Tribunale di Locri parla di povertà apparente, ma Mimmo Lucano non aveva un euro per davvero, non in apparenza. Le motivazioni alla sentenza, una condanna, ricordo, a 13 anni e 2 mesi, ribadiscono in 900 pagine che Lucano ha fatto ciò che ha fatto solo per arricchirsi. Sembra non avere alcuna rilevanza il fatto che la stessa Corte di Cassazione, nel 2019, revocando il divieto di dimora a Riace e la sospensione dalla carica di sindaco, decisi entrambi dal Tribunale del Riesame, che aveva annullato i domiciliari stabiliti dal GIP di Locri, avesse smontato quell'impianto accusatorio, sostenendo che in Lucano non ci fossero comportamenti fraudolenti. Se il modello Riace viene riconosciuto per ciò che è, contro i grandi centri dove i migranti sono solo numeri, non persone, in attesa dei documenti auspicati o del rimpatrio, com'è possibile non tenerne conto quando si condanna Lucano a 13 anni e 2 mesi? Quindi sì, Mimmo Lucano merita il Nobel per la pace, perché il modello Riace è buono, funziona, ha descritto come l'accoglienza dovrebbe essere, ha riscattato la vita di moltissime persone, non solo dei migranti. Dobbiamo dare a Mimmo Lucano il Nobel per la pace perché non ha mai pensato al suo arricchimento personale, ma ha messo gli altri, gli ultimi, prima di tutto, prima di sé, non solo. Lucano merita il Nobel per la pace perché ha riscritto il concetto di disobbedienza civile e perché ha accettato le conseguenze di leggi ingiuste
per salvare vite umane. In queste 900 pagine si allude a un'organizzazione criminale messa su da Mimmo Lucano. Le organizzazioni criminali, che ahimè conosco bene, sono tutt'altra cosa. Non sono il modello messo in piedi da Mimmo Lucano. Le organizzazioni criminali si arricchiscono sulla pelle degli altri. Le organizzazioni criminali, stiamo parlando di Calabria, di 'Ndrangheta in questo caso, non vogliono che il paese, la città, cresca, che i redditi delle persone vadano verso la dignità, perché hanno bisogno di killer a basso costo, perché hanno bisogno che le persone per ottenere cose debbano andare dal boss o debbano chiederle per favore. Non era così a Riace. A Riace sono stati distribuiti diritti. Il modello Riace non lo definirei un modello per migranti, perché questo modello che funzionava sui migranti ha funzionato anche sui calabresi, cioè un modello di cittadinanza. Non è solo un modello di accoglienza. Per la prima volta il Sud, solitamente ultimo, inefficiente, è stato il primo a poter immaginarsi un nuovo modello di cittadinanza. Ecco perché arriva forte, chiara, sentita la proposta di un Nobel per la pace per Mimmo Lucano. Solo l'alleanza umana, questa alleanza umana, può permettere di osservare un orizzonte diverso da quello che in questo momento intuiamo. Per questo, Nobel per la pace per Mimmo Lucano.